Per cui naturalmente è detto a Lagarde, che è una voce più autorevole, ha fatto un danno che è veramente grande per l'economia di tutto il mondo. Tra l'altro è una cosa che non sta né in cielo né in terra dire che tutto il tema della politica monetaria non c'entra niente con lo spread dei paesi e viceversa. Cioè, io credo che chi guida la Banca Centrale Europea deve stare più attenta a quello che dice, perché poi è incredibile che abbia detto quelle cose in contraddizione con le cose che aveva fatto, perché poi invece concretamente delle azioni Sì, per le imprese, per i cittadini, attraverso le banche erano state messe in campo, per cui è veramente una grande caduta da un punto di vista di comunicazione. Dopodiché è anche vero che però noi non ci si può, diciamo, difendere dietro, la Banca Centrale Europea, nel senso che la Lagarde è la gaffe che ha fatto, però ha detto anche una verità, che non si può occupare solo la Banca Centrale Europea del tema che riguarda le economie degli stati in questa fase di crisi di coronavirus. Bisogna che l'Europa, in quanto comunità politica, si occupi dell'emergenza coronavirus. Io, ad esempio, penso che se noi continuiamo a inseguire la palla, cioè continuiamo a fare zone rosse, a macchia di leopardo o addirittura con confini limitati, si era partito da qualche regione, noi continuiamo a non andare a colpire realmente il problema. Io credo che l'Europa dovrebbe diventare un'intera zona rossa, dovrebbe avere le stesse regole per tutti i paesi, perché quello che sta accadendo in Italia, noi siamo soltanto gli anticipatori, purtroppo, di Certo. tutto quello che accadrà negli altri paesi europei. Per cui se riuscissimo a darci regole comuni, se riuscissimo a mettere in campo tutte le stesse azioni, anche poi da un punto di Vero. vista fiscale, da un punto di vista di azioni e di risorse, di scostamenti rispetto al deficit o di interventi che bisogna fare nei singoli paesi, molto probabilmente saremmo più efficaci. Invece, come al solito, il tema è che l'Europa di fronte alle crisi sbanda, mentre noi avremmo bisogno di un'Europa che prenda più campo, che Sì. si manifesti di più. Per cui il tema è, da un lato l'Europa che manca, ci sono delle carenze, però dall'altro lato il problema non è che dovremmo farne a meno, il tema è che dovremmo averne di più, per cui dovremmo spingere le istituzioni europee a guidare meglio Oh, fasi come queste. no, allora chiarissimo, vedo ovviamente Centinaio che scuote la testa, adesso torno fra un attimo da lui, devo coinvolgere il presidente di Federfama, però voglio farvi vedere perché si attaglia benissimo a quello che ha detto adesso Faraone, che parlava però ovviamente anche di misure economiche comuni da prendere, diciamo, per fronteggiare l'emergenza.